Aspetta, oh. Giovedì 8 settembre, la pioggia, guarda che stronzata, 23 gradi e fa 35 gradi, pensa Google, la meteorologia, che cavolo c'è sta di? Ma cos'è? Danni i numeri proprio, danni i numeri all'otto, giocameli sti numeri, meteorologi, pustà che non c'è state più la mente cazza, guarda, giovedì 8 settembre la pioggia e non fa niente, tutto chimico, non fa un cazzo, un caldo da morì, 35 gradi ad è perché è nuvoloso, prima 40, e ce dice, ne ce ne danno di intende 23 gradi, ma andò 23 gradi che stiamo a morire caldo, diavoli! Il Fugaro brucia un grasciaro. Oggi è l'8 settembre 2022. Mi trovo un'altra volta qui nelle colline di Bagnolo. Quello è il colle di Castelfidardo, la città della fisarmonica. Questa è la strada che va per Bagnolo, una frazione di Montefiore e Montefano. Quella è la macchina mia, qua c'è la collina dei Recanati, la scatola di lucido cammina veloce, altre scatole di lucido stanno a scappafora dalle fabbriche, vedi, dai capannò, e quello là è la città di Osimo, quello lì Castelfidardo, e questo oscuro, questa oscurità chimica non ha portato a niente. Oggi ha iniziato a fare qualche goccetta, ma ha sporcato tutta la macchina e poi si è fermato tutto, perché in volo c'è stati una ventina di aerei e hanno sporcato tutto il cielo, neutralizzando la perturbazione nuvolosa, neutralizzando l'acqua, quindi ha neutralizzato tutto, proprio tutto. È passata questa ventina di aerei, tutto un continuo, e hanno distrutto tutta la perturbazione che c'era, che si era formata naturalmente, purtroppo, dopo l'artificio dell'uomo o non l'uomo, perché qui c'è da specificare, perché non è solo l'uomo, ma è anche i demoni che stanno terraformando il cielo dalla loro zuzzura grascia, per estinguere gli umani. Quindi non solo gli umani nelle cariche alte, mezzi demoni, ma soprattutto i demoni che comandano questi umani abbindolati e appostatati. Quindi questo è una chimica totale, un oscuramento globale del cielo chimico, e se erano nubi naturali pioveva, invece è tutto chimico. Vedi, quelle guarda che roba, vedi quello stratuniforme, nubi stratuniformi, quelli lì è tutta chimica sparsa nel cielo, che purtroppo distrugge la perturbazione naturale. Per cui adesso io me vado a magnà questi tramezzini, ce n'è due qui dentro, in un unico pacco, in questo pagliaro de grano, guarda un po', il pagliaro de grano, guarda, e poi dopo mi ci scappa pure uno svuotamento di serbatoio, cioè mi devo svuotare il serbatoio come ho fatto ieri sera, sono venuto qua su a fare la live, un caldo da morì comunque, è un piccicore, un'umidità pazzesca. Allora c'è uno che si sta a fermare, cosa vuole? Va a casa. Cos'è? Me sgambiene come truffatore professionista di pagliari? È prosciutto Praga, guarda, tramezzino soffice e gustoso. Fratelli Beretta. C'ho una fame, me se porta via. È buono davvero?
E il namicello è buono. Mi ce la vuoi a sta merenda? Vedi, tu tramezzini, te ferma lo stomaco e stai meglio. I fratelli Beretta. Dal 1812, guarda. È 200 anni, anzi 210 anni che faticano questi. Adè non faticheranno più. Perché se prima spendevano 200.000 euro al mese di corrente nell'azienda, adè dovranno spendere 2.200.000 euro di corrente. Quindi non la faranno più a campà, a faticà. Che peccato che l'economia adesso crolla. Noi famiglie come faremo? Se prima spendemi 100 euro ogni due mesi di corrente, adesso 1.100 euro ogni due mesi. Questo è il prosciutto cotto affumicato, madonna quanto è buono, con la maionese. Quanto mi ha gustato! Che buona merenda! Adesso mi fa una pisciata! Oh, adesso sì. È più il liquido è stato della pisciata mia che la pioggia di oggi. Che ha provato a piove, ma non l'ha fatta. Ma io l'ho detto ieri, che purtroppo ormai c'è rimasta tutta chimica e basta. Guarda. Vapore acqueo e chimica. Vedi, guarda, adesso ti riprendo due trattori quassù, due vergari che fatiche nella terra. Vedete, li riprendo un attimo, butto via questa plastica qui, la metto dentro la macchina. Oggi ho subito un intervento odontoiatrico nella bocca e nella laringoiatria, quindi devo stare attenti a magnà, devo stare attenti a magnà e devo ciacca piano. 280 euro di lavoro, sistemato il dente perché sono un perdente. Invece tu te sistemi il dente perché sei un vincente. Guarda un po'.
Ieri iniziava qua la perturbazione chimica. E oggi ancora è rimasta, persiste, vedi? Persiste. Tutto chimico, viene oltretutto, un caldo da morì. E praticamente le previsioni a lungo termine promettono il caldo di 50 gradi. Sta arrivando, non vi preoccupate signori e signore, sta arrivando il caldo dei 50 gradi. Un'altra volta, l'estate è piena, torrida, senza precipitazioni. Adesso ti ripio i due trattori, anni 80, anni 70, guarda, e li lava, stanno a faticare in due. Un Fiat vedi, in due fanne prima. Dopo c'è gli aironi, è pieno. Vedi gli aironi. Hai visto? Un trattore anni 70, un altro anni 90, e qua il grasciaro viene sulla pesta perché non tira in aria, tutto schermato, tutto cupo, una cupola. E qui questo è un orrore, è un orrore. La terra secca, arida al massimo, guarda, se mi faceva la melma potevi capire che aveva piovuto, invece siccome non mi fa una melma è tutto secco, rincignito, c'è le buche lì de siccità, allora vedi che io tocco con mano la siccità. È 20 anni che lo dico, non mi ci ha creduto nessuno, però bisogna che ci crediamo. Vedi? Guarda un po'. È un deserto questa terra, va? È un deserto del Sahara. Quelli girano nella terra sperando che piove, ma io me lo auguro però che cambiasse. Ma io spero che i fumi del Tonga se ne andassero via dall'Europa e poi tutta questa chimica, e mi auguro che il Padre Celeste manda i suoi angeli a purificare il cielo, e se no non c'è più nessuna speranza di riuscita per questa pioggia che noi speriamo tanto e invece non avviene. Oppure se avviene inizia, pare che fa il diluvio universale e dopo finisce tutto perché passano una decina, una ventina di diavoli con gli aerei che buttano la chimica e neutralizzano la perturbazione. Siamo alle solite, signori, signori e signori, siamo alle solite. Io qua in questo campo, e adesso questa è l'erba medica, vedi? Qui ci passa di tutto e di più, che i trattori, i cami, ci passano tutti. Qui l'erba medica, e in quella casa laggiù mi ero perso il drone una volta, dopo sono andato in cerca, l'ho trovato, e i primi droni, dopo il pagliaro qui era enorme una volta, dopo io mi arrampicavo sopra, adesso non ci si può più arrampicare perché te sfugge. E là ci andavo con Trilli, ci sono arrivato fino laggiù con Trilli, laggiù sotto, qua dietro. Quanti video ho fatto con Trilli là, con la cagnolina, che sarà in paradiso adesso. Comunque un caldo da morì, e guarda un po' cosa c'è qui, un bacarozzo. Si è fermato, vedi? Guarda, Vedi? L'ho mosso, perché insetti, quando si sentono disturbati, se fermene, fanno finta che è morti, così dopo non è più disturbati. Guarda, una formica anni 90 che fugge dalla paura. E così, adesso io ti invito
ad andarmi a seguire in live su Twitch, che qua non c'è nessuna speranza. Una puzza incredibile di quel grasciaro che viene sul fumo. Stanno a bruciare tutto un continuo sti contadì. E poi qua non va via più con lo schifo lì chimico, vedi? È da ieri che persiste, eh? Ieri ho fatto un altro video, Chi è che mi segue lo sa. Un altro video che da là inizia tutto e si è tutto dilatato, qua ha scurito tutto, ha provato a piovere e è finito tutto. Ecco. Non si respira, l'aria è irrespirabile. È irrespirabile. Che schifo, guarda, che schifo. Proprio ieri, purtroppo, è morto un medico molto giovane, 28 anni, 26 o 28 anni, un medico, si è accasciato, adesso fa di moda gli accasci, si è accasciato perché, purtroppo lo sappiamo per quale motivo, non si può parlare di queste cose, però si è accasciato, è morto, accasciato. Dopo un dottore che aveva detto tutto quanto è stato ammazzato perché aveva detto che a ottobre inizierà l'estinzione di massa, gli accasci. Quindi la moda inizierà a ottobre, la moda degli accasci. Adesso sta iniziando adesso perché siamo quasi metà di settembre, quindi ci avviciniamo agli accasci drastici e assoluti. Guarda che roba là, oh, guarda. Quella formazione, no? Non va via più quella formazione lì. È sempre stabile, capito? Da ieri che è stabile. C'è qualcosa che non va, C'è qualcosa che non va. Non ci pensiamo noi. È ora che ci pensiamo, È ora che ci pensiamo. Comunque quei tramezzini mi ha piaciuto un bel po', Vedi, adè, ha cambiato l'aria, va oltre là tutto. Vedi il fumo del grasciaro. Vedi, il grasciaro va oltre là. Prima veniva qua che impestava. Vedi, i trattori lavorano e fatigano perché pensano che ci sarà le piogge. Pensene che cambierà la situazione e invece non cambia niente, anzi peggiora, 50 gradi all'ombra. Fine! Retribution. Oh yeah, we want retribution.